E grazie a tutti voi che insomma avrete la pazienza di ascoltarmi. Io spero di tenermi dentro il limite rigorosamente stabilito, no? Con ferrea determinazione da Carmen, no? Che è quello di 20 minuti, per cui ci provo. Poi non rispondo. Però da che cosa voglio cominciare? Da una specificità che ha la storia della tradizione legittimista borbonica, la quale, quindi, rispetto alle altre, come sono state chiamate di recente, è stato fatto un volume di recente del fascicolo speciale di Meridiana, intitolato proprio Cause perdute, che ha una specificità rispetto ad altre cause perdute, quella cioè di aver visto una sorta di damnatio memoriae di, come dire, di pubblico dominio. L'abbiamo appena sentito, no? Nelle nostre scuole noi abbiamo tutti. Il mio liceo faceva un po' eccezione, ma non per il professore, per noi adulti, che eravamo già abbastanza autonomi e leggevamo La conquista del sud di Carlo Pagliarello. Noi siamo negli anni 70, voglio dire, e quindi facevo un po' eccezione, ma in realtà la maggior parte di noi ha avuto questo orientamento, vale a dire il borbonico è il passatista, il borbonico, eccetera, eccetera, con tutta una serie di connotazioni e di collegamenti negativi. Tutto questo ovviamente non vuol dire che non ci siano stati giudizi benevoli, no? Pensiamo a Matilde Serao su Francesco II. Che so io, lo stesso Croce, no? In alcuni suoi scritti, per questa o quella realtà borbonica ha avuto delle espressioni, diciamo, di consenso addirittura, o perlomeno di tranquillità critica. Ma questo non fa la sostanza del discorso. Noi siamo cresciuti